Buongiorno e grazie per avermi invitato a rispondere, insomma, a queste domande. Mi sarebbe molto piaciuto venire di persona a fare le piccole conferenze che avevamo programmato per il Festival delle Scoperte, ma diciamo contentiamoci, facciamo quel che è possibile. Passo subito a rispondere al piccolo questionario che mi avete mandato. Una scoperta, una mia personale scoperta. Direi che, avendo poca memoria, mi viene in mente una delle ultime, ed è legata appunto al libro che avrei dovuto presentare al Festival delle Scoperte, che è un libro si intitola Porci in posa sull'iconografia del maiale di cinta senese nell'arte, che è questo maialetto bianco e nero tipico della zona del Chianti, in pratica. La personale scoperta è che la più antica immagine della cinta senese che si ha non è né senese e neppure italiana. E quindi questa scoperta, come dire, ha rivoluzionato un po' quella che era la mia visione, la mia idea su questo maiale, sull'allevamento e sulla storia di questo maiale. La bellezza delle scoperte è che ogni scoperta, diciamo, apre nuovi scenari inaspettati. Ogni risposta produce un'infinità di altre domande. Che necessitano altre risposte, quindi una scoperta produce un mistero che deve essere svelato, che deve essere scoperto a sua volta. Ma questo è il segreto dell'umanità, questo è il segreto della civiltà, questo è l'Ulisse prima di Omero e poi è l'Ulisse di Dante che non si accontenta, che deve esplorare nuovi territori, che per ogni territorio che scopre, ecco, vede in lontananza una collina, un altro territorio da scoprire. Ogni scoperta pone un'altra domanda, è una risposta, una domanda e così via. È un po' il segreto della vita, tutto questo. Il tempo, ruolo ha il tempo nella mia vita, nel mio lavoro, fondamentale. Non si può calcolare il tempo, non si può controllarlo il tempo. Nelle ricerche d'archivio, quando anche ricercavo delle immagini di cinta, magari si possono stare settimane a lavorare senza trovare niente e magari in mezz'ora uno trova un'infinità di materiali. Quindi il tempo è fondamentale, non bisogna forzarlo e bisogna, come dire, lasciarsi andare, non esserne schiavi, ma nemmeno essere padroni del tempo. Lavorare in armonia col tempo è fondamentale anche per lo studio e per la ricerca. Una passione, se voi mi deste del tempo, cosa farei? Beh, la prima risposta vi verrebbe fare le cose che mi piacciono, cioè dipingerei, camminerei in montagna e leggerei un libro, o forse tutte e tre insieme, farei una bella passeggiata in montagna portandomi dietro un libro e gli acquerelli, poi mi fermerei e dipingerei e poi leggerei il libro. O forse, più sinceramente, non farei niente, che è la cosa più saggia. Ozierei, godrei la bellezza dell'ozio, che è un po' rivoluzionaria in questi tempi dove bisogna sempre riempire ogni singolo momento della nostra vita in maniera quasi compulsiva. L'ozio è fondamentale, la nostra civiltà è nata sull'ozio. I grandi filosofi greci, a cominciare da Platone, erano degli oziosi. Platone si metteva all'ombra di un albero, sdraiato, pensava e facendo così ha creato
la civiltà occidentale. Il maiale di cinta, come è nata la mia passione del maiale di cinta? È nata nel 2000 grazie ad un amico, Davide Migliorini, che nella sua azienda vinicola ha fatto una serata di cibo e cultura dedicata alla cinta. In quell'occasione mi è stato chiesto di cercare delle immagini nell'arte dal Medioevo fino al tardo Rinascimento che raffigurassero la cinta, un po' per ricostruirne, come dire, attraverso le immagini il percorso dell'allevamento, la storia dell'allevamento di questo animale. All'epoca ne trovai circa una ventina e poi, come dire, mi è rimasto luzzolo, e nel corso di tutti questi anni, che sono 20, ogni volta che mi capitava di vedere un'immagine della cinta me la annotavo, e quindi la cinta è diventata una specie di mio animaletto da compagnia, un po' come per Sant'Antonio Abate, e diciamo così me la annotavo, e alla fine, diciamo così, mi è rimasta in simpatia, e oltretutto non solo in simpatia perché è una carne buonissima e salutare, quella della cinta. La simbologia del maiale, non necessariamente, come scrivo anche in questo libretto, il maiale è un simbolo negativo. Nella cultura pre-cristiana, classica, greco-romana, il maiale spesso è visto in maniera, in accezione così neutra, non né positivo né negativo. È in ambito poi anche delle religioni monoteiste, appunto la cristiana, l'ebraica, la musulmana, che il maiale acquista un'accezione negativa di animale lercio, sporco, e questa appunto sporcizia in cui si crogiola il maiale diventa anche, come dire, simbolica, metaforica di una sporcizia non solo fisica ma anche morale. Questo aspetto negativo per conto mio è anche dato da un fatto antropologico, perché il maiale è un animale che mangia anche i suoi simili, e quindi questo è legato al cannibalismo, è legato a qualcosa di profondamente immorale. Film di animazione sul maiale. Beh, i maiali sono sempre stati simpatici, invece a me non hanno niente proprio di negativo, anzi, proprio perché è un animale umile e di cui non si butta via nulla. In genere, quando vedo un film di animazione o anche leggo un libro dove c'è un maiale, beh, questo mi esalta. Mi piace, mi incuriosisce, ma se devo dire uno dei miei maiali favoriti, anzi ve lo presento subito, un maiale irlandese di un cartone animato che si intitola Piggly Winks, e talmente favorito che c'ho anche il pupazzo, è lui è Piggly Winks, il mio maiale favorito. Ho visto tutti i suoi cartoni animati perché quando la mia figlia era piccola, diciamo, gli piaceva Piggly Winks e gli ho comprato anche tutte le cassette. E è una storia bellissima di un maialino irlandese che vive in una fattoria nella campagna irlandese, e la storia è appunto di questo maialino diventato, che è vecchio e nonno in America, emigrato in America, che racconta la sua vita nella campagna irlandese ai primi del secolo ai suoi nipotini tecnologici. E bene, quindi con Piggly Winks vi ringrazio e vi saluto. Arrivederci e grazie.